Letizia Belluzzo. Per cosa si occupa? Mi occupo di formazione, sono una formatrice psicosociale, faccio formazione sulle competenze trasversali con metodologie e esperienziali. E quindi ha, diciamo così, aderito a questa prima edizione del premio in maniera molto... con molto piacere. Perfetto. Volevo capire, secondo lei oggi la moderna formazione dove sta andando e quali sono gli aspetti ancora che mancano da cogliere perché ci sia veramente una valorizzazione dell'individuo. Non so se è una risposta, dico come inizio sempre le mie aule formative, parto sempre dai valori di riferimento, che sono un po' dei fari, no? Ecco, io sono trainata in quella direzione. Sì. Credo che la formazione sia innanzitutto un processo di cambiamento. Sì. Volontà di cambiamento, sì, facile, difficile, inconsapevole, consapevole, e questo può avvenire quando avviene attraverso il divertimento. Perfetto. Io credo che attraverso il divertimento, il fare, noi arriviamo là dove tante aule formative noiose non arrivano. Ecco perché io sono arrivata alla formazione esperienziale attraverso anche il bello, no? Perché mi piaceva molto questa idea di ambiente del bello, del sociale insieme. Deve essere bella, sì, deve essere bella e giusta la formazione. E quindi sicuramente non è retorica la persona al centro, e quando intendo la persona al centro vuol dire veramente ascoltarla. Ma il processo di ascolto è dall'inizio alla fine del processo formativo, ma il vero ascolto. Io non propongo, tra virgolette, vendo a un possibile committente quello che io so fare. Il committente lo capisce, secondo lei? Sì. Probabilmente nel breve può anche non essere vincente. Certo. Nel breve tu potresti anche non rispondere a quel bisogno lì. Però sta nell'etica dei miei professionisti nel dire questa cosa che tu mi chiedi in questo momento non la so fare, non la posso fare. Oppure anche dire fare così. Sì, oppure anche dire quel bisogno, quel problema che tu mi stai dicendo, in realtà hai già pensato a una ricetta, forse quella ricetta non è proprio quella che è, dal mio punto di vista, sì, quella è più efficace. Potrebbe esserci un altro percorso, e lì puoi anche perderlo, puoi perdere il progetto. Nell'immediato forse può essere non vincente, nel medio-lungo termine sì. E allora dove sta andando la formazione? Sta andando là dove le persone credono che questo sia un valore aggiunto per la persona e per l'organizzazione nella quale queste persone operano, nel rispetto sempre della persona. Certo. Il centro, la persona al centro non è retorica assolutamente, e lo si vede già da quando si fa l'analisi dei bisogni. Perfetto. Vera. Sì. E si fa. E già, lì si apre un mondo. Vera e si fa. Sì. Fino alla progettazione, alla programmazione di dettaglio, io fino all'ultimo momento io cambio, ripenso, io mi immedesimo nei partecipanti, dico, ma loro che cosa vogliono da me? Come posso essere utile? Fino a come posso rapportarmi? Sì. Correttamente a condividere delle idee, dei pensieri. Fino all'ultimo minuto io cambio. Certo. Ma questo anche per crescere, cioè come scambio reciproco di condivisione, sempre. Di crescita anche per il formatore? Sempre, sempre. Io cresco sempre, ogni volta mi arricchisco, certo. Sono gioiosa. Questo entusiasta, sì. Questo è il mio lavoro, l'ho cercato con tantissima fatica, l'ho ottenuto, e la gioia che mi dà e che do è infinita. Ogni volta mi pagano anche perché devo anche vivere, ma lo farei lo stesso. Lo farei lo stesso. L'ultima cosa che mi viene in mente riguarda i tempi. Quali? Portare dei risultati molto veloci. Questo forse va, quello che stavo dicendo, va un po' in conflitto, no? Bisogna anche, molte volte, soprattutto le dirigenze aziendali vogliono tutto subito, no? Sì. Riesce anche in tal senso a far capire che determinate cose devono essere, processi devono essere allungati. Non subito, nel senso se in quel momento il bisogno è di avere risultati immediati, magari diamo loro delle piccole pillole formative, meglio che niente, si comincia così, anche con un risultato minimo, ma quel risultato lì c'è. Quindi poi la formazione persona... anche nei confronti dell'azienda. Sì, e della persona che probabilmente ti sta chiedendo qualche cosa, ma se tu capisci, provi a spiegare ovviamente, ma se in quel momento non è su un altro binario, ok, accogli anche quello, accogli meglio di niente, si comincia con piccole cose. E poi c'è il tempo, poi una volta che vedono i risultati sono organizzati, no? Capiscono qual è il valore, i partecipanti stessi, da raggiungere quant'altro, e poi pian pianino le cose si fanno.
noi possiamo fare anche un po' più lunghe, più profonde, ma non sempre la continuità vuol dire profondità, eh? Forse anche noi nella capacità di innovare, cosa nella profondità, di utilizzare sempre metodologie attive, esperienziali, vere, che vanno in profondità. Non è tanto il tempo, né quanto stai in aula, che poi alla fine ti porta a casa il risultato, anzi, no, credo seriamente nella sintesi e anche poi nell'apprendimento di contenuti, puoi fare anche a casa, cioè sta roba che devi trasferire i contenuti. Se lascia. Possiamo anche fare altro in aula. Possiamo anche fare altro. La ringrazio, grazie mille. Grazie mille.